Lo spopolamento dell'area vestina negli ultimi anni è una conseguenza diretta dell'abbandono del centrodestra. Lo denunciano il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, e alcuni esponenti democratici dei comuni del territorio chiamato in causa, dove sono soprattutto i settori scuola, sanità e infrastrutture a pagare il prezzo più alto. Un dato ci dice che negli ultimi 10 anni Penne ha perso 1.060 abitanti, ma non se la passano meglio gli altri comuni dell'area vestina, da Civitella, Villa Celiera, Farindola, Montebello, eccetera. Dalla giunta regionale soltanto promesse, un de profundis sui 5 aspetti che invece dovrebbero essere salvaguardati. Il diritto alla salute, si continuano a perdere servizi all'interno del San Massimo di Penne, non parte il bando per i lavori, fondi del centro-sinistra sul San Massimo, è stato annunciato più volte della vittoria dell'Italia agli europei, in realtà di questo bando, in l'unico posto dove dovrebbe essere, sull'albo pretorio dell'ASL di Pescara, non c'è. Sono stati inoltre persi altri 12,5 milioni, il secondo lotto del San Massimo, governo Renzi, con una delibera di giunta regionale che li ha dirottati su altri presidi ospedalieri della regione Abruzzo. Loreto Penne, 7 milioni di euro lasciati dal governo di centrosinistra che si aggiungevano ai 29 dell'ANAS, tante rassicurazioni, ripristineremo questi fondi che servirebbero come il pane per collegare quelle aree interne alla costa, in realtà nessun rifinanziamento di quell'opera. Stessa cosa sulle scuole, l'Istituto Marconi, aspettiamo dal 2017 questi lavori, con grande giubilo è stato annunciato il bando per la progettazione, non per i lavori, per la progettazione stiamo parlando di un bando che la provincia di Pescara ci ha messo un anno per 2 sole offerte che sono state presentate. Stessa situazione per le piccole e piccolissime imprese, quelle delle zone rosse per ordinanza del presidente Marsiglio. 1.260.000 euro stanziati per i ristori, voluti fortemente dal Partito Democratico, sono passati 655 giorni e non c'è ancora neanche il bando. Angela Pizzi, dirigente scolastica dell'Istituto Marconi di Penne, consigliera comunale di opposizione sempre per il comune di Penne. Entrando nello specifico, i problemi quali sono? Per quanto riguarda le scuole, purtroppo Penne, come tutta l'area vestina, soffre un po' per i trasporti, quindi siamo poco collegati con le zone limitrofe e purtroppo stiamo perdendo negli ultimi anni il nostro bacino d'utenza. Stiamo perdendo delle risorse importanti, soprattutto per quanto riguarda le zone di Pianella, dove i trasporti sono completamente assenti, abbiamo fatto anche una mozione per poter attivare delle nuove corse e per permettere a questi ragazzi di avere un'alternativa oltre alla costa. Purtroppo i numeri non ci stanno dando ragione perché stiamo perdendo nel corso degli anni degli utenti importanti e le 2 scuole superiori stanno soffrendo tanto. Questo è un peccato perché stiamo togliendo ai ragazzi di Penne e di tutta la zona limitrofa la possibilità di studiare vicino casa, costringendoli a dei viaggi lunghi e comunque togliendo loro del tempo importante che invece potrebbero dedicare allo sport e alla vita sociale. Noi siamo stati in contatto anche con la regione per poter attivare queste nuove corse e il problema fondamentale è sempre il reperimento dei fondi, quindi siamo in attesa di provvedimenti concreti perché di parole e di promesse ce ne sono state tante, però abbiamo bisogno adesso di fatti perché altrimenti rischiamo di parlare oramai delle scuole di Penne al passato e questo non ce lo possiamo permettere.